Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, barricriccio. Come va? Io abbastanza bene, grazie. Allora, sono qui per fare questo video che riccia nonché vlog, come l'ho chiamato anche ieri, perché voglio augurare una buona domenica e anche perché no, un buon inizio settimana, se lo vedrete domani questo video. Intanto lo carico oggi questo video, così lo potrete vedere, per chi non lo vede oggi lo vedrà domani, come appunto ritorno a ribadire. Dunque, oggi mi trovate in pigiama e non vi ho vestita. Sì, vabbè, una parte sono vestita perché ieri, quando la stanchezza si fa troppo forte. Aspettate un secondo, come vi stavo dicendo, quando la stanchezza si fa sentire troppo forte, ovviamente gli ho lasciato qualcosa di più caldo, come questo maglione, che non ce n'era bisogno di lasciarsi questo maglione, ma io sentivo un freddo buio ieri di notte. Prima di andarmi a coricare ho detto, perché non metto questo maglione, non mi lascio questo maglione, qui sopra metto questo del pigiama e più sotto una stile, come si chiama? Leopardato, un stile leopardato, non so cosa, poi potete vedere, mi alzo pure, aspettate un secondo, che allora come sono, vedete come sono, così sono. Su questo stile leopardato che mi piace anche tanto, ragazze, però non è il caso di, dico, non è il caso di stare sempre in pigiama, però oggi va così. Tra l'altro, come vi ho detto ieri, sono dimestruata, cioè ho ciclo e non mi andava di imbellettarmi, ma manco oggi mi sono imbellettata. Tra l'altro nei miei video ogni tanto, quasi sempre, faccio come Adriana Spink, ogni tanto li faccio struccata, ma va bene lo stesso. E niente, scusate, intanto guardo il telefono che ce l'ho qua di fronte e sono le 11:24, non so se si capisce, aspetta che faccio vedere. Allora, un attimo solo. Le 11:24, vedete? Sì, sono le 11:24 e nulla. E nel frattempo niente, io non è uscita, è andata alla Santa Messa e sono rimasta qua a casa. Perché? Perché voglio fare un bel video con voi, un video per voi e con voi. Nel frattempo vi ho lavato anche i piatti e niente, quindi è così. Questa cosa qua non la posso vedere qua. Vediamo se mi sto fatta. Ok, stavo vedendo se saliva di aglio questa cosa. Scusate se bevo, ma ho una sete fotonica. Già. E quindi la sete fotonica mi dà un po'. Mamma mia. Quest'acqua non sa da bere, aspettate un secondo che la butto perché sa di cipolla, schifo. Sarà perché mia nonna si è fatto un'insalata di cipolla con l'ottuga verde, però questa bicchiera che non piace. Sì, per la carità di Dio, a me la cipolla piace, però non odore nell'acqua, no. Ragazze, sì, lo so, sarà un po' ridicolo a dire che l'acqua sa di cipolla, ma è vero, ha preso un po' un sapore schifoso, scusate ragazze, ma ci sta, un sapore che non mi piace, non per discriminare il cibo, per carità, però se si sente l'odore, un retrogusto di cipolla dove mia nonna ci ha cucinato di fronte al mio bicchiere d'acqua, cioè ha preparato la cipolla da servire con dell'insalata, no, non mi piace tanto. E quindi ho preso e ho buttato l'acqua e ho lasciato il bicchiere nel lavello, come è giusto che si fa. E nulla, cosa volevo dirvi? Niente, che oggi appunto sono in pigiama, ma non ho intenzione di truccarmi in tutto il giorno. Se mi trucco lo farò un altro momento, perché
Per adesso guardate, ah ecco, mi hanno fatto anche queste belle unghiette che non so da quanto potete percepire voi, ma mi piacciono da matti. Io adoro le unghie. Ah, domani rimanete sintonizzati, farò un altro video stavolta dove mi trucco. Se sentite il rumore sottofondo è mela verde, mi adoro, guardo sempre mela verde. Però adesso passo perché non vorrei che si sentisse mai, aspettate. No, non si sente, non riesco ad abbassarla, vabbè. Già, andando troppo a ballare questa musica di mela verde. E niente ragazze. Avete notato se i miei denti sono bianchi o gialli ancora? Lì in alto sono ancora belli bianchi. Sono già, non ancora, sono già belli bianchi, vedete? Non so se si nota. Sì, vedete? Scusate la lingua. Non guardate l'estetica dei miei denti, ma solamente se vedete un po' di smalto nei denti. Io dico di sì, non è abbastanza, però il dentista ci sta lavorando su. Già. Comunque mia nonna ha deciso che non vuole far mettere l'apparecchio, non capisco il perché, va bene, no comment. E nel frattempo volevo dirvi, vi ripeto di nuovo, sono pensionata, perché sono pensionata, però certe cose riesco a fare, le altre no, ma non importa. Comunque, sì, non in tutto e per tutto sono autonoma, ma in certe cose riesco a essere abbastanza autonoma. È bene che questo lo sappiate, però mi piace nella mia autonomia, quello che posso riesco a fare, tipo editare un video riesco, ma non più di tanto, sono un po' una franetta, dai, una frana, ma in certe cose mi riesce bene di editare i video, ma non tutti li edito, infatti molti video mini non sono editati per niente, perché infatti ecco perché faccio video così come piace a me, come pare a me, perché purtroppo i miei video non sanno di niente, ma pulita, ma non ci piacciono così come sei, dai, non c'è bisogno di modificare niente. Sì, io direi di modificare qualcosa perché altrimenti non si capirebbe niente di quello che faccio, di quello che dico, però alcune cose non le devo velocizzare. Vedete, a questo silenzio qua vorrei tagliarlo, ma con certi sistemi di programmi non ci riesco. Tipo vorrei, anzi mi ho scaricato Filmora, ma Filmora non lo riesco ancora a utilizzare, eppure è molto intuitivo Filmora, però boh, non ne ho ancora preso piede, non ho preso ancora un cavato, un ragno dal buco, come suol dire, quindi tutte le volte è un'impresa ardua a fare, come si può dire, a montare il video con, come si chiama, non Movie Maker, come si chiama, no, Windows Movie Maker lo utilizzo sempre. Fa un po' pietà, però meglio di nulla è, ragazze mie. Scusate se mi guardo allo specchio dietro la mia telecamera, ma è per vedere se riuscite a inquadrare meglio tutto quello che c'è dietro e soprattutto a me. Comunque, sì, ragazze, Filmora va bene finché poi non diventa a pagamento. Quello non ci penso neanche, non lo pago neanche se mi sparano. Vabbè. Però il resoconto è che Filmora è molto bello, è molto intuitivo, molto fantasioso, c'è tutto di più, ma anche con, come si chiamava? Come cavolo si chiama quel programma lì di i video editor? GoPro, no, Premiere, Adobe Premiere, sì, ma quello è troppo costoso, ragazze, non ci penso neanche a fare video più professionali di quelli che c'è, non riesco a farli perché tanto, cioè i contenuti per me fanno così bene come sono, poi vabbè dovrei sapere quello che devo dire, già so cosa devo dire, è che tante volte ho poca voglia di esprimermi di più, di aprirmi di più con voi, non perché voi non vi conosco o non saprei come destreggiarmi, però boh, con internet non si sa mai dove ci può arrivare, quindi
Sto molto attenta a quello che dico e come lo voglio dire, perché dipende come uno. Cioè, già ieri non ho capito se è piaciuto o meno il video, non tanto per le iscrizioni o le visual, ma come l'ho detto e in quante volte ho ripetuto la stessa identica cosa. Spero di non avervi ripetutamente, ribadisco, annoiato a voi, di non avervi annoiato. Se è così, mia colpa, mi dispiace, ma i video così, troppo, i video corti io non riesco a farne, a meno che non siano molto lunghi, ma vabbè, dettagli. E niente ragazzi, oggi mangerò polpette fritte, ma non faccio la ricetta perché mia nonna non se la sente tanto, poi quasi, anzi no, ha 81 anni, perché mia nonna è del 42 e c'ha 81 anni. E non se la sente di, come so dire, di cucinare, caso di farmi mettere a me le mani in cucina, è come le nonne antiche di è una nonna, non antica, è una nonna che è un po', non si vuole tanto toccata la cucina. Non so se conoscete di quelle nonne proprio che qualsiasi cosa gli tocchi di loro, praticamente ti fanno a beffa, sì. È così, scusate se intanto guardo di là, ma vedo se arriva mio zio o mio cugino, non ne ho idea. Perché ogni tanto passano a trovarmi e non vorrei riprendere quello che dicono o quello che si mostrano. Cioè, probabilmente se affacciano qua, spero che non vedano che sto registrando. Non perché non voglio essere vista, ma perché non amano farsi riprendere, a meno che non siano con il loro aiuto telefonini. Oggi non so cosa c'ho, non mi riesci a parlare, boh, vabbè, sarò stanca come vi ho appena accennato prima, però vabbè. A proposito, fatemi sapere sotto i commenti come state voi, se state bene, cosa state combinando di bello, se siete a lavoro, se siete in vacanza, o se pure siete spapanacciati sul divano ad ascoltarmi tutto il giorno quanto è grande. No, scherzo, a parte questo. Se mi ascoltate volentieri, oppure se, non lo so, mentre vi ascoltate fate altre cose, fatemi sapere qua sotto i commenti, vi prego. Un bacio e niente, in domenica oggi farò... Oggi devo fare altri video, ma non ancora quali, non ho ancora in mente quali. Ah sì, ve l'ho detto, video di trucco, ma non l'ho detto, magari lo faccio domani o dopodomani, non lo so. Intanto saluto Rita Cosmetics, ciao Rita, un bacio, grazie mille ancora di cuore, sei una mia amica, sei bravissima. Oltretutto saluto anche Stefi. Non so che non c'entra niente con Rita, ma siamo tutte youtuber, ci devo tutte salutare l'una con l'altra. Quindi ciao a tutte e due, ciao Stefi, ciao Rita Cosmetics, ciao Luana, ciao a tutte, ciao a tuttissime. E niente. Poi volevo salutare la Fede Kitty, ovvero Federica, Mariangela del canale, non mi ricordo, ma già lei capirà. Sì, ogni volta saluto tutte perché mi fa piacere salutarvi. Poi se mi ricordo di mettere il link, se no va bene così lo stesso. E se no vi saluto lo stesso così, spero che capiate che vi ho salutato tutte. Mariangela è troppo simpatica, guardo quasi sempre i suoi video. Sì, i suoi video sono bellissimi, adoro. Adoro anche quando ha truccato il suo ragazzo. È stata bravissima. No, aspettate, il suo ragazzo ha truccato a lei. Pardon, Mariangela. Il suo ragazzo ha truccato a lei. Bravissimo, molto bravo, mi è piaciuto tanto come l'ha truccata. Mariangela, quanto sei brava anche tu. E niente. Nulla, ieri ho fatto una grossa pulizia in casa, non so quante volte lo ripeterò. E poi abbiamo messo la luce che su mancava nel soggiorno, perché eravamo completamente al buio, ma vabbè, lo stesso, e niente.
Oggi mangeremo poco e nulla, cioè qualcosa di più, non dico leggero, ma bello sostanzioso, perché non sto bene. Cioè sto bene, ma avrei voglia di stare meglio, di più, ma tutto, non si può chiedere tutto alla vita, bisogna anche un po' saper stare. Cioè, bisogna avere anche pazienza, anche se uno sta bene, bisogna saper sopportare e anche da noi stessi autosupportarci, non solo farci autosopportare, non solo farci sopportare e supportare, ma anche da noi stessi aiutarci, darci una spinta in più, altrimenti non ce la faremo mai. Questo è il mio parere. Se noi non ci aiutiamo, non ci aiuta nessuno. Sì, bravissime, come si suol dire, aiutati che Dio ti aiuta, è vero, la verità, questo d'altronde, se no come che ci si può aiutare, non lo so, già, ora vi porto a vedere, ah no, perché se no diventa video troppo lungo, non ci riesco a caricarlo, vero, già, la giornata però ve la voglio far vedere com'è, aspettate un secondo che vi alzo. Allora ragazzi, questa è la giornata di oggi, come si presenta? Non è il massimo perché c'è un vento boia, veramente. Vedete? Cioè. Sì, c'è parecchio vento. Vedete? Bene, sì ragazze. Aspettate. Partiamo proprio con il pesce crudo. Anzi, prima di tutto ci puoi dire che tipo di pesce Ok. Come avete visto c'è tanto vento e non lo so ragazze. Io mi sa che vi saluto qua e ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo vedete, non so cosa vediate voi. Sì, vabbè, sto guardando vela verde, non so se ve ne siete accorti, ma certo che sì. E ci vediamo per un prossimo video, ragazze. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente non vi dico cosa dovete fare, un bel like di supporto, e un commento e iscrivetevi al canale YouTube mio. Per non perdere i prossimi video, attivate la campanella per non perdere appunto tutti i miei appuntamenti. Dei miei video su YouTube. Ciao! A presto, un bacio. Zombie apocalypse.